Allora, adesso abbiamo da fare la... da vedere le Billy col nuovo... con la nuova uscita Trampoline. Trampoline. Trampoline dell'XG, se non sbaglio era. Comunque, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando delle Billy. Non mi ricordo l'ultima canzone che ho fatto loro. Billy. Qual era l'ultima canzone che hanno fatto uscire? Era Billy però con quante L? 3L. Trampoline. Qual è l'ultima canzone che ho fatto? Hocus Pocus? No? Ring My Bell. Non mi sa... Ring My Bell mi sa che non ci ho mai fatto la reaction. Non ho ricordi. Mia canzone preferita delle Billy. Devastante. Io voglio che facciano solo rock loro perché sono... C'hanno delle belle voci. Niente, non mi ricordo qual era l'ultima che avevo fatto. Però loro sono un gruppo che io... Hanno fatto più canzoni che non mi sono piaciute rispetto a canzoni che mi sono piaciute, ma le tengo d'occhio. Io... Tengo d'occhio, io osservo, osservo perché vedo del potenziale. C'è del potenziale in questo gruppo. Trampoline. Blues. Non chiedetemi di riconoscerle, perché io qua lei è l'unica che mi ricordo, perché è facile da riconoscere il suo nome. Tsuki. Però le altre non le so. Quanto suona bene il basso, quanto suona bene il basso. Mi ricordo la sua voce. Lei è quella... Credo sia la main vocalist. Se non sbaglio era lei che faceva le note alte in Ring My Bell. Minchia, anche le trombe erano? Stavano facendo... Aspetta. Sì, Madonna. No, sembra più una tromba che un sax. Madonna mia. Facciamo un applauso ai produttori. Perché, allora, questo è anche probabilmente il mio background che mi fa valutare questa canzone in questa maniera. La produzione è assurda. Cioè, assurda nel senso, è veramente tanto piacevole per le mie orecchie sen da sentire. Io molte volte, e l'ho detto anche in altre reaction, io la cosa in cui mi concentro è il tipo di sound. Il testo arriva dopo. Non vuol dire, questo non vuol dire che non sia importante, però prima devo essere sicuro che questa canzone me la voglio ascoltare. Poi, se magari c'è un testo carino, posso avere una rivalutazione e di certo acquisisce più valore proprio la canzone se ha un bel testo. Però se il sound è bello, cioè non c'è storia. Per me non c'è storia. Puoi parlare di... Tipo Macaroni Cheese delle Young Posse. È una canzone su dei cazzo di maccheroni che suona da Dio. È divertente. E quindi fa lo stesso. Mi sento una canzone che mi parla di una ricetta. Anche il piano, mamma mia. Il problema è che io non so quali sono i nomi degli effetti, dei suoni, però c'è... Buon, buon, buon. C'è un buon, buon, buon. Bellissimo.
E ti devi pure concentrare per sentirlo, perché non è facile. Questo è swag. Questa è la definizione di swag. Quel vocalizzo. Il video lo sto guardando. Il video lo sto guardando, ma non lo sto guardando perché stanno solo. È da 2 minuti e 48 che stanno saltando su un trampolino. Belle, belli adlibs, gli adlibs. Bella cazzo. Penso sia finita, non c'è nient'altro. Bella cazzo. Ecco, qua mi dispiace. Cioè, 1,5 milioni di views è uscita... No, aspetta, però è uscita ieri, 11 ottobre. Brave allora. Solo 30.000 like. No, va bene. Ragazzi, cosa... Oh, andate a mettere like. Andate a mettere like. Cioè, una canzone veramente proprio semplice. Molto, 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 molto semplice. Però fa il suo lavoro veramente tanto bene. Sarà che io sono un po' di bias perché a me piace questo blues funk. Bello, è bello. Un bel vibe. I didn't expect the MV to be the girls literally just jumping on the trampoline. Sì, neanch'io mi aspettavo quello, però era proprio quello, zio. Ah, tra l'altro qualcuno che mi spiega il significato della canzone. Ma che bravi nei commenti. I lyrics parlano di come, anche se si può essere un po' caricati da i problemi degli adulti, da adulti, tu puoi sempre tornare alle cose semplici dell'infanzia, ovvero saltare su un trampolino. Cioè, il messaggio è divertitevi. Più semplice possibile, divertitevi. Non pensate che se avete 30 anni non potete divertirvi più perché siete adulti. È una puttanata, vi prego. Carino anche il testo. Semplice, super semplice il messaggio, ma va bene così, perché il sound era fantastico. Sound veramente bello, molto molto bello. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, andate a mettere like anche a loro che ne hanno bisogno. Hanno fatto 1,5 milioni di views, buono, però pochi like, non va bene. Andate a mettere like, se vi è piaciuto questo video mettete like pure a me, iscrivetevi. Se avete voglia, se volete consigliarmi qualcosa da fare in prossime reaction, c'è il link in descrizione. E niente, alla prossima.